Bene, signori, con questa incredibile presentazione possiamo finalmente darvi il ben trovati, ben ritornati qui su European Masters, qua su PG Esports, ad accompagnarvi Eddie Noise e Wolcat, per quella che sarà una lunghissima cavalcata che poi ci condurrà alla finale, ma anche sempre più vicini poi a zona mondiale. Ma un passo dopo l'altro, piano piano, si comincia da oggi. Molto, molto con calma. Abbiamo già avuto una stagione primaverile da incorniciare con due squadre usate Assolutamente. veramente tanto lontano. La run incredibile dei Makers e dei Machko quest'anno, quest'estate, perdon. Dobbiamo accontentarci di avere una squadra accedere al group stage dopo aver detto addio agli outplayed durante il play-in che ad una best of 3 di distanza dal group stage hanno dovuto salutare la competizione. Ma abbiamo comunque i Machko che faranno il loro debutto questa sera alle 20:30. Loro che hanno avuto già accesso al group stage in quanto primo seed del campionato più bello d'Europa, quello italiano. Naturalmente partiremo con una bella rincorsa. Partiremo con un match, caro Eddie, che vede due accademie di team LEC a confronto: Agorog versus Misfits Premier. Parliamo di due squadre assolutamente Già, importantissime nel panorama ecco la europeo. schedule. Gli Agorog, ecco qua la scheda intanto, gli Agorog che non stanno vivendo, così come il resto dell'Ultraliga, il campionato polacco, un momento fantastico. Però Eddie è un po' come quando si grida la morte di League of Legends, no? Se Sì. E la si chiama da anni, eppure questi polacchi questi non poi vanno arrivano giù, sempre in finale in riescono qualche modo, i sempre a mettere un polacchi. paio di seed in top 8, riescono sempre a fare molto bene. E quindi di nuovo prendiamo con grandi pinze questi team polacchi, perché anche a sto giro sono comunque molto ben rappresentati. Hanno il primo seed, i PDW in pool 1, naturalmente. Questi gironi sono costituiti da squadre che sono sopravvissute ai play-in, da primi seed delle leghe minori, di cui fa parte anche l'Italia, secondi seed delle leghe maggiori, primi seed delle leghe maggiori. Ad esempio, il gruppo di Agorog e Misfits Premier è composto poi dagli Anorthosis, il primo seed del campionato greco, e dai sopravvissuti, se non ricordo male, al play-in, che sono proprio gli Agorog, esatto, i Misfits Premier che sono primo seed francese, e poi abbiamo gli UCAM che Esatto. sono il secondo seed spagnolo. Quindi i gruppi sono sempre tutti assortiti. Non so se siete familiari col formato di EuroMaster, ma questo è un po' un modo di capire come sono andati strutturati questi gruppi. Oggi non vedremo soltanto il gruppo B, perché avremo sfide dal gruppo A, dal gruppo C e dal gruppo D dei nostri Machko, che li vedete appunto impegnati alle ore 20:30 con il seed numero 1 dell'LVP spagnola. Quindi si parte col botto per i Machko, che non hanno un gruppo facile. Non so se avete già avuto modo di vedere in che gruppaccio si trovano, Non è facile. però è un Karmine gruppo Corp, tosto. recentemente uscenti vittoriosi dall'ultimo European Master, Sì. Mousesports e Vodafone Giants. In ogni caso, sono tre big pronti ovviamente a dare adito, insomma, a quelli che sono un po' la loro fama. Però c'è anche da dire che, concessione, licenza poetica dei veri campioni, non puoi dire di essere nel gruppo dell'inferno se sei tu a renderlo un inferno. Quindi devi Vero. mostrarti un big come gli altri tre. Questo è l'atteggiamento con cui immagino che anche gli stessi Machko vogliano e vogliono presentarsi a questo European Masters, anche per noi che ovviamente li tiferemo, li seguiremo con tanto orgoglio. Assolutamente. Tra l'altro, di sbaglio, con i Mouse c'è un conto in sospeso. Cioè, Se non un po' sbaglio, con furono tutti. proprio loro. Ti ricordi, Eddie, quando siamo arrivati a commentare quella giornata infinita Già. in cui avevano avuto 800 chance di sopravvivere al play-in, al knockout stage? E siamo andati avanti, se non sbaglio, proprio io e te a commentare quel play-day interminabile. Eravamo Infinito. soltanto due in quel giorno. Oggi siamo in tre, ci sarà anche il contributo di Bonace, Ace Roxas Roxas. per le prossime serie. Comunque, alle volte veramente questi group stage regalano delle run incredibili, e i Vero? Machko erano veramente stati in grado di farci sognare. E se non sbaglio, proprio con i Mouse si dovettero arrendere e interrompere il loro percorso alle EuroMaster. Ma mettiamola così: aspettative diverse per questo Summer. È Dobbiamo un già. assolutamente da essere umili, da renderci conto che siamo in un gruppo d'inferno, e qualsiasi cosa di buono venga dai nostri ragazzi da prendere come oro colato, perché non è assolutamente facile fare bene Questo è vero. contro i campioni uscenti, Però Karmine Corp, che è vero, hanno perso Adam, però signori, sono sempre i Karmine Corp per 4 quinti, i Giants, che sono il primo seed LVP, una lega molto forte come quella spagnola, e i Mouse che sono recuperati dal play-in anche loro, ma che sono sempre lì. Ogni anno sto play-in sembrano non riuscire a passarlo, sembra essere e poi invece il sono loro sempre lì. blocco, la loro barriera, e poi arrivano sempre al group stage, fanno sempre molto bene al group stage, peraltro. Ma Parlando però di run, comunque menzione d'onore ai nostri NC Outplayed che ci hanno provato in tutti i modi ovviamente a superare questo play-in per poco, per pochissimo, per una best of veramente three. una best of three con gli Agorog Un purtroppo non game, sono perché è andata riusciti, un 2-1, game tra tra l'altro. l'altro, esatto, un game purtroppo non sono riusciti a
a toccare il sogno che abbiamo sempre voluto avere, quella doppietta, però va bene così. Siamo comunque molto contenti del loro run, sia in questo Summer Split del PG Nations, sia all'interno del play-in dell'European Masters, e li rivedremo ovviamente alla successiva competizione del PG Nations. Detto ciò, però, per fare un po' di follow-up su quello che dicevi, è vero, sono big, è difficile, ma il meta è cambiato drasticamente rispetto alle ultime volte, è cambiato anche il playstyle con cui affrontare i game. I Machko sono un team che durante il PG Nations si è sempre dimostrato essere molto versatile, molto elastico nei confronti di un meta che strizza molto l'occhio a questa elasticità, potremmo chiamarla. Quindi reduci anche noi comunque dall'LCK, che forse è stato uno dei più degli anni più ballerini, o meglio il summer più ballerino che LCK abbia mai potuto avere e vivere, perché fino all'ultimo sembrava chissà che cosa, poi è tutto tornato più o meno alla normalità con i Damwon, eccetera, eccetera, i soliti big up. Però devo dire, è un meta che è cambiato drasticamente da patch a patch e può continuare a mutare. Chi riesce ad adattarsi, abbiamo detto fin dalle prime giornate, la chiave di volta è la lettura del meta. Se la riesci a leggere, riesci a dominare, puoi trovare la quadra prima degli altri. Assolutamente, è un meta molto vario in tutte le leghe maggiori e le RL. Si può riscontrare una vastissima varietà di pick, non solo all'interno dello stesso ruolo diffusamente, ma lo stesso team ha molti colpi diversi che può portare sul tavolo. Abbiamo visto un sacco di team associarsi a pick da jungle carry con Xin Zhao, con grossa presenza dei jungler sulle lane. Altri team che puntano molto sull'isolare la top lane e far vincere il matchup e snowballare. Altri team molto bot lane centrici con il jungler che praticamente non sfiora un campo pur di mettere il tendone là sotto. È un meta che offre davvero tante interpretazioni differenti, e proprio per questo secondo me EU Masters sarà un campionato interessantissimo da seguire, ma anche molto complesso da leggere, perché non basterà andare a vedere lo storico delle squadre nelle diverse IRL di appartenenza. Il meta cambia e non appena ci si affaccia all'EU Master bisogna un po' rimescolare le carte in tavola. Lo stesso percorso che hanno fatto le nostre due squadre l'anno scorso, durante lo spring, pardon. Continuo a parlare di anno scorso perché sembra un'eternità fa, praticamente soltanto questa primavera. E quindi bisognerà vedere, perché ci sono squadre enormi là fuori, ci sono le accademie di Team LEC che fanno tanta paura, contro le quali non puoi giocare uno stile prevedibile. Ci sono le squadre piccole ma insidiose come gli Anorthosis, che vedremo quest'oggi, che hanno i loro gimmick pick che devi rispettare. Ci sono tante squadre che hanno le loro cose che non devi lasciargli fare, perché spesso a questi livelli ancora non è Chelsea, stiamo parlando comunque di elite europea, ma non è di sì, naturalmente, si gioca un league proprio, con i propri si porta il meglio della tua RL. Tendenzialmente chi è qui è perché ha fatto bene nella propria RL, ovviamente, quindi sicuramente c'è qualcosa di pregresso da portare sul tavolo dell'Europa. Alle volte ci sono regioni decisamente più forti, come è stato nel recente passato storia della Francia, che ha portato delle squadre aliene rispetto al resto del field. Vediamo se sarà nuovamente strapotere Francia. Cominceremo da una squadra francese, dal primo seed, i Misfits Premier della LFL, contro gli Ago Rogue, se non ricordo male, che sono il quarto seed, se così vogliamo definirlo, della Polonia, perché sono ripescati dal play-in, sono sopravvissuti al play-in. E come dicevo prima, stavo un po' scherzando sul fatto che questi Rogue li si dia sempre un po' per spacciati, un po' come l'intera regione della Polonia, salvo poi vederli sempre arrivare avantissimo. E questi Ago Rogue hanno subito tanti ridimensionamenti al draft, alla rosa. Hanno un sacco di giocatori che non fanno più parte del roster, che però avevano siglato run incredibili. Hanno avuto tra le loro fila Zai Genda, un certo top laner che gioca in LEC. Hanno avuto Zanzara tra le loro fila, Trimby. Recentemente hanno perso Vulite, che tra l'altro è passato alla concorrenza, è passato a questi Misfits Premier in botlane. Quindi è una squadra questa degli Ago Rogue un po' ridimensionata, un po' come se a questa Academy i Rogue avevano un po' mollato la presa, lasciano un po' vedere come milita nell'Ultra League, e se nasce qualche talento lo andiamo a estirpare come da un vivaio. Però non sembra più essere quello star team Academy da cui potevi verosimilmente vedere grandi talenti sbocciare. Verosimilmente sì. È un team giovane, con molti nomi non noti, che però è arrivato qua, è sopravvissuto al play-in, e ancora una volta sta facendo quella solita run tutta polacca del passare sotto i radar, passare per sottovalutata, e poi chissà che non possa mettere i bastoni tra le ruote dei Misfits. Difficile però, perché sono dei Misfits veramente, veramente, veramente temibili. Hanno appunto Vulite in corsa inferiore, Jacktroll, un certo Jacktroll che avete sicuramente sentito nominare nel ruolo di support, l'immancabile aggressivo che sta militando in top lane da un sacco di tempo anche lui. Insomma, è un roster di veterani con un paio di iniezioni di talento veramente importanti in jungla e midlane. Sono molto
molto curioso di vedere questi Misfits, perché hanno preso un po' il posto della powerhouse francese che erano l'anno scorso, i Karmin Corp. Karmin Corp hanno perso tra l'altro un elemento molto importante in Adam, che come ben saprete è stato acquisito dai Fnatic, quindi però comunque l'anno di esordio Rookie of the Split e va al mondiale. Direi che è stato bello indebolito il roster dei Karmin Corp, se vai a pensare a quello che ha combinato in LEC Adam. Detto questo, attenzione ai Karmin Corp, perché sono comunque uno squadrone, hanno tanto talento, hanno tanti giocatori che potrebbero molto presto rientrare in squadra LEC, perché no? Penso a Targamas, sicuramente, penso a Seiken dalla mid lane, hanno preso Cabo Shard top per sostituire Adam. Tra l'altro, quindi il talento non manca, il talento non manca. Un buon top laner come sudito, comunque sono riusciti a trovarlo o a ritrovarlo, insomma, in quella posizione. Ma per l'appunto, sì, l'hai detto, è più un gioco, per quanto si vada a vedere poi singolarmente questi giocatori, bisognerebbe cercare in qualche modo di riuscire a contestualizzare quello che è per l'appunto, certo, il game, la dominazione locale che sono riusciti a portare, i loro power pick. Quindi ci sono diverse incognite che devono essere comunque calcolate in qualche modo nella famosa equazione dell'European Masters, quando poi si arriva alla selezione dei campioni, in fase di ban, in fase di pick, power pick che non sempre potrebbero rispettare ovviamente il meta stesso, la linea del meta. Quindi anzi, mi aspetto, certo, proprio che si giochi su questo fattore di carte jolly, wildcard come campioni che possono essere utilizzate per cercare anche di portarsi a casa dei punticini, anche perché ricordiamo l'European Masters, soprattutto nel suo group stage, a un certo punto diventa bello massacrante, è una strago schedule non di meno indifferente come fatica, quella richiesta soprattutto da parte dei team, quindi ogni punto diventa veramente vitale. Molte volte vediamo ultime giornate dove veramente ce la si gioca a 3, 4, 5 spareggi, perché siamo veramente ad un punto di distanza magari da riuscire a qualificarsi o meno. Questo è molto importante. Assolutamente, è da vedere come si presenta ogni squadra. Ricordo tra l'altro anche grosse diversità di performance tra come una squadra si presentava e come finiva. I Mouths ad esempio, i Mouths l'anno scorso sembrava una squadra facile, abbordabile per tutti, e poi hanno avuto un crescendo enorme con Leader, che poi appunto si è meritato quella convocazione in LEC grazie al crescendo che hanno messo in auto i suoi Mouths all'interno di EU Master. Quindi è difficilissimo, è un league molto difficile anche da commentare, non mi nascondo dietro un dito, è un league fatto di tante cose caserecce portate da casa, portate da ogni RL, e infatti siamo subito nel vivo di una draft che porta un incredibile Camille primo ban, almeno sembrerebbe essere questo per i Ago Rogue, e già questo fa un po' specie, perché si tratta di un pick che abbiamo rispettato in altissimi livelli, è formidabile da sideline, che magari subisce un po' la fase di corsia, ma poi diventa incontenibile, un po' di Romare grazie alla grande mobilità. E poi Lee Sin, che sta mantenendo una grandissima priorità anche nelle leghe maggiori, vista la sua straordinaria forma in giungla, la sua ritrovata forma in giungla, mantenendo quel guizzo di possibilità di flex per le solo lane. Thresh, grande pick di rispetto, grafica viene già risolta, abbiamo già una proiezione in avanti, non so cosa stia succedendo, comunque continuiamo ad attenerci a quello che vediamo dall'infografica. Temporali. Thresh che sicuramente viene rispettatissimo in tutte le divisioni, dalle RL alle leghe maggiori, si tratta di un pick estremamente versatile, può fare fasi di contenimento per un anti-carry immobile di quelli di hyperscaling, può fare invece gioco un pochino più proattivo e rommereccio a questi livelli dove ci si può ricavare lo spazio per sorprendere l'avversario. Rakan, altro playmaking support molto forte, Ziggs, per me saprete essere una certezza per la corsia inferiore. Un AD carry, sì, che effettivamente poi arriva a dispensare tantissimo danno e sul quale si può fare un gameplay interessantissimo, in cui porti la botta in a ruotare, a divorare ogni torre esterna nel giro di pochissimi minuti, creando subito un grandissimo vantaggio monetario. Xin Zhao, l'ultimo ban a chiudere, pick altamente prioritario per la giungla, a detta di Canyon, il miglior jungler al mondo, Xin Zhao è il miglior jungler da un paio di patch a questa parte. Partono i Misfits Premier con la selezione di questo Viego. Attenzione, conserva tantissimo potenziale di flex, molto preferito in giungla recentemente, ma non dimentichiamo che è un'opportunità d'oro quella di schierarmi solo lane. Un campione molto difficile da cacciare indietro, e allo spike di Divine Thunder può facilmente fare duelli in side lane ed essere una win condition per il proprio team. Trundle, abituatevi a vederlo, perché apre la draft dei Ago Rogue. Flex per la support position, flex per la top lane, flex per la giungla, soprattutto per la giungla lo si vede tantissimo, grazie alla sua capacità di fare gank grazie al pillar. E poi Azreal, che sta crescendo tantissimo, è sempre lì nell'anticamera del metagame. Quando te ne dimentichi, ecco che un team inizia a farne abuso, non uso soltanto, perché è un
campione formidabile nello stare uno contro due. Puoi aggiudicarsi un support da roaming molto forte come una leona, lasciare le tue zeri a contenere la fase di corsia, ed ecco che stai expando al doppio del ritmo dei tuoi avversari, mentre leona mette a ferro e fuoco la mappa. Già, adesso vediamo per l'appunto, però dove andranno a selezionare i Misfits Premier, con una selezione di una LeBlanc per la mid, per Sertus, quindi sicuramente un inserimento molto più aggressivo rispetto a quanto già visto, che potrebbe far un po' storcere il naso su possibili tank o risposte anche in... ho visto parecchie anche nel CK, quando abbiamo visto quella LeBlanc, diverse risposte tra l'aggressivo e il passivo. Potremmo magari piano piano rivedere anche una Lissandra come possibile risposta classica di un tempo, quella LeBlanc. Arriva comunque a Felios, e questo sinceramente un po' mi impressiona, non più di tanto, ma un po' sì, perché comunque la rimozione di Thresh in tempi anche neanche troppo recenti voleva un po' dire ban implicito anche su quella Felios. Ma ormai vediamo molto spesso vedere anche altri supporti affiancati, pur di non perdere quella per carry. Leona, tra tutte, ancora disponibile, un pick molto importante, molto forte all'interno di questo meta. E la conclusione poi per Yama Rogue con Twisted Fate, globalità che si va quindi ad aggiungere, magari cercare di fare un follow up su qualche pilastro, su qualche possibile controllo che possa arrivare dalla mid o dalla top, per l'appunto, per aiutare anche Trando stesso. Eddie, sono un po' preoccupato del fatto che abbiano preso questo Aphelios, come hai detto giustamente tu, con un Thresh già rimosso e con le opzioni per il support babysitter che a questo punto possono venire ridotte dalla seconda fase di ban degli Aghorogue. Potresti vederti bannati Leona, Braum, certo, e lasciare quell'Aphelios particolarmente esposto, e invece gli Aghorogue vanno alla rimozione di un Jace che a questo punto potrebbe essere un antagonista. Puoi diventare aggressivo. Potresti effettivamente mettere Trundle top e volerlo proteggere da questi pick che friscalerebbero in faccia al re dei troll, come Jace per l'appunto. Però vediamo come i Misfits per ora abbiano diverse opzioni per la support position, nonostante la rimozione di Thresh. Ancora disponibile Braum, loro stessi tolgono Alistar, che poteva non essere male come support babysitter, come l'ho definito, per il carry immobile. Comunque ha un peeling straordinario con la zuccata, con la W, col pulverize può fare knock up e fare una sorta di AOE attorno al proprio di carry proteggendolo. Vedo che però gli Aghorogue non sono intenzionati ad andare a togliere il support ai Misfits. Hanno decisamente messo l'enfasi sulla top lane, con le rimozioni di un playmaker da teamfight come Kennen e di un molto temibile carry da sidelane come Jace. Vediamo se a questo punto arriverà il pick di un support a consolidare la botlane per i Misfits, in modo da tenere tra l'altro le carte ancora coperte per quanto riguarda la solo lane. Detto questo, rimane veramente poca roba la top lane. Ecco, anche GP rimosso. GP sarebbe stata una buonissima alternativa, perché avrebbe rappresentato quella specie di lato debole che abbiamo sempre detto essere il più forte lato debole del gioco, no? Sì. Un GP che comunque è difficilissimo da gankare, può comunque farmare da una posizione estremamente safe, può rompere subito l'ondata con i barili e tornare sotto la propria torre dopo aver crashato, può partecipare globalmente alle skirmish con la sua ulti. Renekton, ecco cosa è avanzato della top lane. Effettivamente un Renekton che ha vissuto uno split non facile quest'estate, ha subito un nerf importantissimo al sustain che puoi ottenere con la Q sui CS, e per questo motivo ha visto il suo win rate colare a picco. Anche in Corea, dove è stra-adorato Renekton, ha visto una streak di risultati veramente negativi. A un certo punto rannava con l'1-9 di score. Siamo tornati in Spring Split, ancora una volta, Gnar contro Renekton. Non li puoi togliere da lì. Se si scende tanto di priorità, questi sono poi alla fine i pick che ne escono fuori. Ma d'altronde, con un Kennen e un Jace rimossi, non potevi andare poi, se vuoi giocarti comunque su una fase un pochino più aggressiva di Brawl. E poi, alla fine, il follow-up su un Braum, che a questo punto immagino sia quasi più utilizzato per fare un po' di disrupt e confusione, certo, e aggiungere ovviamente anche dei controlli, a differenza però di una Leona che per farlo deve comunque committare lei in primis e poi tutto il team a catena. Sì, era il mio primo indiziato per il ruolo di support a fianco di Aphelios. Questo Braum molto forte. Questo è interessante. Questo è molto interessante. Tra l'altro non è facilissimo questo è Ezreal essere messo in difficoltà, perché con la possibilità di giocare al 2v2 non ci arrivi mai a fargli del male con il suo blink, con la emantrata, e probabilmente vedremo tanto roaming da parte di Pirca, perché è la classica botlane da stretta di mano e si farma per scalare con due carry che non hanno nessuna intenzione di interagire uno con l'altro. Però attenzione, perché i rogue potrebbero inserire quella marcia molto pokereccia, molto aggressiva in questa botte. Bisognerà vedere cosa vuol fare Pirca. Effettivamente proteggere TF e consentire a TF di essere una presenza globale con la sua destino è senz'altro un'arma vincente. Quando lo drafti è perché vuoi
dare a TF quella chance di giocare da jungler secondario, praticamente, di vederlo continuamente palleggiare da una corsia all'altra con la sua ulti e impattare. Detto questo, però, in botlane e Zeal Karma è un binomio storicamente molto difficile da gestire. Certo, c'è Bron che può innalzare lo scudo e proteggere Phelos dal poke, ma è veramente una botlane estenuante quella contro il poke di Zeal e Karma. Dovranno essere molto lucidi a Phelos e Bron a scansare più skill shot possibili, a non concedere per forza di cose sempre priorità, perché sennò non vedi un drago fino a che non ne hanno fatti 4-0 gli avversari. E in generale mi aspetto che la giungla partecipi molto a questa botlane, perché a Phelos e Braum credo proprio avranno bisogno di essere tirati fuori da quella torre spesso e volentieri per poter fare i draghi e non concedere totalmente il quadrante bot side della mappa agli Agorog, che hanno invece Zreal e Karma. Anche perché hanno TF, se prendono largo durante la laning phase hanno la classica composizione che prende il controllo della mappa in un istante. Trundle può giocare ben poco jungle aderente e stare molto sulle corsie, farle snowballare, far ottenere anche solo qualche uccisione a TF, ma non necessariamente, anche solo proteggerlo da quella fase di corsia abbastanza debole che ha, per poi vederlo rommare con le carte gialle. Idem per la top lane, Renekton, Gnar, un matchup legacy della corsia superiore in cui l'uno può prendere il controllo sull'altro, entrambi formidabili team fighter, ma anche, occhio che se uno si impone sull'altro, se uno arriva molto prima sull'oggetto mitico, quella sideline può diventare un problema per la squadra che si trova in difficoltà, perché continua a vedere l'Ognar nemico o Renekton nemico bussare alle porte delle tue torri, prendere un sacco di gold e iniettarlo nel resto del team, e poi è molto difficile dover giocare 4-1 con il tuo più 1 che è messo in difficoltà nel matchup di sideline. Sì, assolutamente. C'è da dire che dal lato di Agorog c'è questa sorta di volontà anche di poter disingaggiare da un momento all'altro o di poter fare un follow-up su quella emantrata degli scudi. Il poter trascinare l'intera squadra verso, per l'appunto, l'intero team nemico. Dall'altro canto, però, ormai sono troppo abituato alla LeBlanc e al CK, ed è una LeBlanc che, anche se va a volte un pochino indietro o non riesce a snowballare, arriva comunque a un certo punto del game dove diventa quella sorta di LeBlanc poke style, dove cerca gli inserimenti, dove cerca di poter anche solo infastidire, portare già a metà vita comunque qualunque dei campioni avversari per non permettere poi di fare un po' il loro gioco, perché entrare in fight con metà HP più o meno nessuno lo vorrebbe, e soprattutto se fatto in concomitanza con un obiettivo ti forza a dover entrare in quel team fight, se un altro indebolito, un po' spezzato a livello di HP. E questo è molto interessante perché due comp dove per l'appunto giocano quasi più sul ci vediamo e non ci vediamo, perché quel Braum è una grande difesa, ma può essere anche un bellissimo follow-up o incipit di inizio con un inserimento anche poi di Gnar, con il suo stomp. Viego ha libertà in quel marasma di bordello di poter fare un po' quello che vuole e dipenderà poi dalle kill che riuscirà a trovare e continuare così a resettare per prendere le abilità avversarie. Abilità avversarie che comunque si legano abbastanza bene. Mi basta trovare anche solo un'uccisione su un Trundle che all'inizio magari non sarà abbastanza resistente, ti permette di poter mettere un pillar addosso ai nemici, insomma fare un follow up sui vari controlli. Quindi non vedo l'ora, signori, non vedo l'ora. Eccoci. e siamo pronti per andare finalmente nel vivo della partita, signori. Si inizia con Misfits Premier contro gli Agorog per questo primo inizio di Group Stage dell'European Masters. Sono un grande fan della draft dei Misfits. Mi piace tantissimo l'elemento scaling unito alla teamfight molto forte con le ulti di Braum e Gnar. Chiaramente LeBlanc è una fan favorite, un campione veramente fastidioso con questo trading pattern, che non è un trading pattern, è un t-shotto pattern non interattivo. Abbiamo visto tantissimo in LCK ed è veramente una super potenza anche late game. Non è assolutamente facile giocare attorno agli obiettivi quando ti attendono le blank in agguato nei cespugli che ti smezza il core e ti manda in base e ti costringe a rinunciare all'obiettivo. E questo le grandi le blank lo sanno fare senza perdere un solo punto vita, rimanendo costantemente una minaccia, costantemente una spina nel fianco. E credo sarà proprio questo il tema della composizione dei Misfits: avere un team fight forte a ridosso degli obiettivi, un buon compromesso sullo scaling, perché è vero, hai una Phelios, un Viego, un Ognar formidabile a scalare, ma hai comunque un'opzione di gioco molto proattiva sin da subito grazie al teamfight che ti può offrire Gnar con il suo livello 6. Idem per Viego appena ottiene il Sunderer Spike, idem LeBlanc appena ottiene il suo Ludens Spike. Quindi davvero è molto difficile per i Rogue trovare un momento del game in cui siano indiscutibilmente avanti. Quello che penso debbano fare è snowballare la fase di corsia e fare quel classico game plan 1-3-1 in cui acquisisci molti più gold, molto più axe del tuo avversario e non gli dai mai un teamfight facile. Lo costringi sempre a prendere decisioni difficili, perdere una torre, perdere un obiettivo, perdere il drago per fare Herald e via discorrendo. Il classico della 1-3-1, mettere sempre l'avversario sui talloni, sulla difensiva. Già, in ogni caso, Shaladin qui sui Krug
semplice momento di raccolta risorse, come ormai siamo soliti dire, per l'appunto. Minuti che generalmente ci porteranno poi magari a qualche primo inserimento, in base a come ovviamente andranno avanti le due corsie. Però l'hai detto, dipenderà anche qua. Partendo un po' da bot to top, facciamo un po' al contrario di solito, è importante vedere un po' come gli stessi Agorog e gli stessi Mists vorrebbero giocare questa partita, perché per quanto le due comp in bot possono essere da stretta di mano, dipenderà anche molto da quello che vogliono fare gli Agorog, principalmente a mio avviso, perché se Pirca inizierà poi un sistema di roaming per cercare di fare un follow up su una carta gialla o un destino di Kress, magari per l'Urox o per Simivac, dall'altro canto Vulite e Jackdaw dovranno cercare di creare un minimo di dominio e spingere quanto più possibile Lurker, per quanto non è sia difficile, come giustamente hai menzionato tu in fase di draft, sia difficile aggredire un Ezreal in generale, comunque il suo spostamento arcano, la sua possibilità di colpire da lontano con un ottimo skill shot, hai la possibilità di poter impensierire anche i nemici tramite i minion stessi, insomma non è un facile matchup, soprattutto perché Aphelios, per quanto indubbiamente possa dire comunque la sua, ormai sfatiamo il mito della debolezza, possa dire la sua in corsia inferiore, devi sempre avere un certo setup. Dipenderà poi anche dai giocatori stessi. Non contro questi due. No, non contro questi due sicuramente no. Poccano troppo, poccano davvero troppo. E da come vedi la postura della botlane, Luker e Pirca hanno tutte le intenzioni di farli soffrire questi botlane. Ma infatti, dei Misfits. Li stanno tenendo sulla difensiva, poccano. Già, ma infatti ti dirò, secondo me Pirca non credo neanche che voglia veramente andare a rommare, salvo alcuni momenti veramente di libertà. Perché se riesci, considerando le power spike di un Ezreal e considerando le power spike di una Aphelios, anche in virtù del fatto che hai con... hai un triplo possibile barra secondo oggetto per Twisted Fate, idem per Simvac, le tue pari spike sono bene o male tutte quante allineate se vai a vedere un po' tutta la composizione, quindi credo che Pirca voglia insieme a Lurker cercare di creare una fase di dominio, rubare quanto più farm possibile o rendere più difficile a Vulite farmare, arrivare quindi ai livelli, arrivare a quegli oggetti per avere quel più che tanto ti basta quando arrivi a quei 15-20 minuti dove Vulite deve ancora carburare a pieno il potenziale di Aphelios 200 anni per avere poi la meglio sul resto anche di teamfight. Chiaro, è un po' un coltellino svizzero questa botlane per gli Agorog, sì, perché puoi sì decidere di mettere la tenda lì e sfruttare il poke formidabile di Ezreal e Karma per non far farmare facilmente Vulite, per costringerli anche, ecco, a farsi avanti così magari col tuo jungler dalle due parti. No, attenzione, lo stordimento è il primo sangue, la terra raccoglie addirittura qui lo spirito di Karma stessa. Via di fuga. Luker risponde molto bene su Vulite. Abbiamo detto i danni del Magiflux, l'attacco potenziato della W, il fatto che lo stesso spostamento arcano possa scombare molto bene con la W stessa e la Q repentina, i cooldown che piano piano si decadono sempre più velocemente. Vulite con doppia spell ormai già utilizzata, c'era poco da fare per lui. Sì, mi aspettavo che l'Urox leggesse la rotazione in botlane e così è stato, è arrivato un po' tardivo, ma comunque si tratta di uno scambio supporto per Harry. Nemmeno troppo male. La kill va su Viego, quindi un passo più vicino al suo Divine Sunder Spike. Questo è un Aphelios che è stato mandato in respawn time, che ha preso un assist soltanto da questa iniziativa della giungla. Per quanto si trattasse del primo sangue, credo proprio che sia una vittoria per i Rogue. Non gli dà ragione il grafico dei gold, 200 di vantaggio, solo perché appunto si trattava del First Blood. Ma questo è un Ezreal con 45 CS a 33. Ed eccolo che va in base, ed ecco che torna con la Shin, sì. Ed ecco che farà ancora più male il poke di questo Miome da botlane. E credo proprio che si stia tracciando un profondo solco tra queste due formazioni da botlane. Il problema è cosa si farà adesso con quello spike su Viego, perché è un Viego che non ha il più facile dei gank davvero da nessuna parte. Soprattutto in questa botlane, diciamo che ha già fatto una piccola grande impresa, perché comunque sono molto elusivi questi campioni da corsa inferiore, grazie alla mantrata di Karma, grazie al blink di Ezreal. È riuscito tutto sommato a trovare qualcosa di buono, peccato, ne abbiamo dovuto fare le spese buone. Sì, me l'hai detto bene, bisognerà vedere poi come vorranno transizionare quella kill su Shlautan, comunque un buon primo sangue. Si sta avvantaggiando enormemente come farm nei confronti di Lurox e del suo Trundle, per quanto ovviamente gli obiettivi e il playstyle e la win condition sia ben differente. Però sì, sarà importante. La cosa che forse più mi preoccupa è che se metti a loro agio gli Agorog, poi entrerà in modalità destino, almeno mi auguro, mi aspetto, perché è sempre la mia paura. Ma è sempre la mia paura, ogni tanto in NLCK ci è capitato di non riuscire a vedere dei Twisted Fate esprimere il loro pieno potenziale, indubbiamente per meriti avversari, ma anche per mancata volontà di aggressione, una coordinazione non prettamente unita da parte del team che presenta questa possibilità. Mi viene in mente stordimento di Simivac, il pilastro, il destino per la carta gialla, o viceversa, in ogni caso carta gialla e pilastro, qualunque stordimento per fare un follow up e in generale trovare così un 3v1 o un 3v2 su quelle corsie superiori.
Vediamo, sicuramente l'Urox è normale che perda qualcosina su Zlatan. Quando picchi Trundle vuoi giocare molto poco aderente ai tuoi campi, vuoi essere sempre affacciato alle corsie e minacciare con quel pillar, poi ovviamente arrivi ad avere quella tua suprema che va a sciogliere le resistenze, va a acquisire le resistenze da un tank nemico. Ecco, qua non particolarmente straordinaria se non su Gnar. Su Gnar in forma mega, quella sì che è una gran botta di ulti. Se non c'è quel bersaglio, l'Urox non mi aspetto diventerà così durevole all'interno dei fight. Ecco che però beneficia della priorità che si è preso in botlane, andando praticamente a prendersi Vulite e Jackdroll fino in T2, e dovrebbe essere primo drago ottenuto dagli Aggron. Ma era abbastanza preventivato con questa botlane di Aphelios e Drop. In ogni caso corsa superiore, un po' di aggressione, mentre qui il primo drago viene sicuramente confermato. Un primo drago che in realtà, dirò, per quanto coppia singola, non fa male all'Urox, perché l'Urox prevalentemente baserà le sue resistenze sul sottometti, su Brom, immagino, al massimo un Gnar, per cercare Mega di renderlo sarebbe il top, più... sì. Esatto, su Mega Gnar sarebbe veramente il top, oltre a renderlo molto fragile. E d'altro canto, per appunto, avere anche questa piccolezza in più di Drago della Montagna fa sicuramente comodo. Quindi... ancora una volta, siamo in fase raccolta risorse, per quanto comunque abbiamo già potuto assistere a uno scambio di uccisioni con primo sangue su Viego, ma una sulla di carry avversario. Il farm è nettamente superiore, l'abbiamo detto, il divario che vai a creare soltanto con la comp tra Luker e Pirca, questi due campioni, Ezreal e Karma, è davvero spettacolare. Questo non permette a Vulture di fare niente, anche adesso, sbarramento energetico. Wow, ovvio, ok. Arriva più il destino, la carta gialla è per Vulture, arriva però su Jackdroll, l'ultimo a difendere, arriva il Dominus e Simbach proprio lui a raccogliere l'uccisione, mentre Pirca tanca anche molto bene tutti i colpi di torre, permettendo ai tre effettivamente attaccanti della propria squadra di rimanere a full vita qualora ce ne fosse bisogno per poter rispondere a un contrattacco. Anche qua in realtà è un'ottima gestione dell'aggro, è un'ottima gestione in generale del macro e del micro, della conoscenza nel permettere ai tuoi avversari comunque, o meglio ai tuoi compagni comunque, di poter continuare a combattere. E tu sei una Karma, metterai comunque gli scudi un pochino più indietro, ma fai comunque il tuo lavoro, seppur a 10 HP. Polizia del divertimento, mani in alto, Aphelios e Brom. Non è questo il vostro game, vi viene ricordato cordialmente dagli Aggron che, come avevo detto prima, stanno facendo quello che devi fare quando giochi TF Renekton. Devi prendere il controllo della partita, devi snowballare, non puoi giocare cauto, stretta di mano e farmfest, perché vai a fare il gioco di Gnar, di Aphelios, di LeBlanc e Viego anche, assolutamente. Questo è quello che devi fare, giusto. Mettere il piede sull'acceleratore a tavoletta, legarci un mattone a questo pedale dell'acceleratore, anche andare perché subito ad andare fuori dal game. Anche perché stai giocando Twisted Fate, hai la presenza globale, lo stordimento punta e clicca, devi essere una spina nel fianco dei tuoi avversari. Devi rendergli l'early game più problematico possibile. Non è una composizione con la quale puoi sedere comodo e prendere decisioni safe. Sono dei campioni che ti richiedono di giocare in avanti, Renekton e TF. E lo stanno facendo molto bene, anche Trando dalla giungla. Sì, assolutamente, ma infatti... non puoi stare lì a farmare, hai un clear pessimo, devi affacciarti alle corsie e fare questi assist. Devi creare disagio, esatto, devi creare fastidio e ribadisco... è una delle cose su cui mi sono concentrato molto durante il Summer Split, quando vedevo ancora ogni tanto qualche Twisted Fate presentato, perché il Twisted Fate presentato è come arrivare ben armati ma non usare tutto l'arsenale. Allora a questo punto arriva con qualcosa di diverso, con un altro campione, ma che tu possa sfruttarlo nel suo massimo potenziale. Quindi Twisted Fate, hai il destino e la carta gialla, devi usarle, non dico a manetta, ma poco ci manca. Chiaro, ogni secondo in cui la tua destino è off cooldown e non stai trovando un'opportunità di impattare è un secondo sprecato. Sì. Per ora Irka e Luker stanno rendendo questa botlane in un ottimo avamposto per le incursioni di Trundle, così come di TF. Guarda quella torre già mangiucchiata, portata a una sola placca, questo è un bottino importantissimo. Infatti il grafico di Gold ora inizia a dargli ragione di un vantaggio di 800 unità. Bisogna vedere però anche questo matchup da top lane, perché ovviamente Gnar con un Renekton che sta venendo ignorato dal proprio jungler sta mettendo la freccia per il sorpasso e qua rischia di dargli pure un giro di pista in più. Sono quasi 30 CS ed è normale che accada, ma adesso l'Urox e Kress devono cercare una giocata di rottura sulla top lane, devono dare un pochino di risorse a questo Renekton, altrimenti non vincerà in side lane, non vincerà in teamfight. Questo è vero, c'è comunque a dire che alla fine Renekton rimane quello che è, un brawler, un bruiser top laner che alla fine entra in Dominus, butta giù un po' di danno e qualche stordimento, più o meno, non dico che ho fatto il tuo, ma sicuramente qualcosa hai fatto. Il divario invece in bot si è appianato, questo forse è la cosa più importante, per quanto comunque divario, vediamo 4 placature per Luker e Pirca, mentre 0 ovviamente per Bullet, con considerando anche la ventina di minion che li va a differenziare.
cosa grave sono le due morti che ha dovuto scontare Vulite. Certo, ha perso tanta veramente. Exp, ha perso presa sul game. Non vuoi che accada questo al tuo Aphelios. Se è vero, non è una composizione protect the carry in cui la tua sola bocca da fuoco, al contrario, qua si spartisce il ruolo con Gnar, con Viego, con le Blank, quindi tutto sommato ci può anche stare che i Misfits non stiano mettendo tutta questa enfasi sulla botlane. Si può anche parlare in realtà di un early game di contenimento abbastanza buono, perché è difficile giocare contro TF e Trundle in continua pressione sulla botlane, botlane dove già sono presenti due poker asfissianti come Zirel e Karma, quindi no. Tutto sommato questo divario è ancora buono, considerato quanto improntata allo scaling sia la composizione dei Misfits. Computo delle placche che comunque dà ragione anche ai Misfits, perché se ne prendono 3 in mid e 3 in top senza muovere troppo il jungler che sta farmando e dando 20 CS a Trundle. Non è male. Quindi, certo. Di nuovo, Misfits che si stanno comportando assolutamente bene. Infatti sono in vantaggio di gold, tutto sommato, quindi per quanto si possa pensare ai Rogue come coloro in vantaggio a livello macro o micro per alcuni inserimenti, in realtà loro semplicemente hanno posto anche una sorta di orologio, tra virgolette, su questa partita. E arriva per il drago, per cercare di bloccarli. Arriva una bellissima velunare con il Gravitum, ne vanno a bloccare 3 addirittura. Ottimo il follow up da parte di Jackpro, dentro con aggressivo, quasi ovviamente a metà di quella barra. Volete raccogliere quell'uccisione, poi Gnar al follow up sull'Urox. Molto bravo Jackpro a seguire quel colpo di Q e poi l'autoattacco di Flash per trovare fin da subito le prime stacche e poi permettere al aggressivo di concludere sull'Urox in stordimento. Molto bravi i Misfits che ancora una volta mi sorprendono, tra virgolette, più che altro si riprendono molto bene, ma ripetiamo, erano comunque in vantaggio a livello monetario come distribuzione, nonostante tutto. Sì. Grazie alle placche tornate top e mid, adesso arriva però un'azione che vale una vittoria su tutta la linea. Prendono il drago e ritardano la win condition sulla quale i Rogue si stavano appoggiando. Vanno a trovare due uccisioni a zero, occhio a questo frullatore di Aphelios con i suoi chakra che però viene raggiunto dai poke dei botlaner avversari. Peccato perché stava concludendosi una giocata che appunto, come dicevo poco fa, era buona su tutta quanta la linea. Ci rimettono però un Vulite decisamente goloso. Rivediamo Shlatan, va avanti nel pit col sentiero della mietitura, totalmente invisibile all'avversario, pianta lo smite vincente e poi parte l'inseguimento. Una kill, due kill anche sull'Urox che viene raggiunto da aggressivo dal suo boomerang, dal danno di Shlatan. È molto buona questa azione perché va veramente a mettere la freccia per il sorpasso per i Misfits, che stanno giocando delle due la comp più lenta a ingranare. Peccato veniale per Iago Rogue farsi soffiare questo drago, perché mantenere il ritmo dei 4 draghi a 0 era assolutamente prioritario. Qua hai perso veramente tutto, hai perso il vantaggio a livello di uccisioni perché hai consegnato degli shutdown, hai perso la possibilità di giocare con il coltello dalla parte del manico, con un TF in estremo vantaggio, con un Trundle in estremo vantaggio che non era ancora morto, il tutto lasciando Sinnivak. Guarda quello stato delle torri, è schiacciato in T2 con la torre di Gnar che non ha subito nemmeno un colpo. E quello è un matchup che tornerà a tormentarti per tutto il resto della partita, perché il Torrenetton dovrà teamfightare contro un Gnar che è molto più forte a teamfightare, soprattutto visto che ha 30 CS in più. Situazione sicuramente non ottimale adesso per Iago Rogue, assolutamente no. Tra l'altro, mentre stavi parlando, mi sono accorto di una cosa che mi ha fatto un attimo triggerare. Se non te ne sei accorto, ti farò triggerare anche a te. Me ne sono accorto. Okay. Si vedono a schermo, le piche mancano sui tag. Non solo, ma lo sapevi che i Misfits ora hanno cambiato anche regione? Lo sapevi? Quello, vabbè, purtroppo succede. No, vabbè, a parte gli scherzi. Piccolezze grafiche, ciononostante, non certo vanno a intaccare quella che è la performance di questi Misfits che... conducono ancora una volta su quelle 2400 unità, si va addirittura conducono e si va addirittura per la terza torre con Sertus che ancora una volta la vediamo, non ha le Blank che ha preso il sopravvento, non fa niente, ormai le Blank si è adatta molto bene, veramente al late game, ormai forte, ha saputo adattarsi bene a quello che una volta era l'assassino predominante della mid, cioè dell'early to mid, dove se non riuscivi a prendere vantaggio eri condannata. Ha questa sorta di identità da doppia transizione, colpetto, proc di Electrocute, ribecco con l'ultima transizione e si vola via di nuovo con ottimi danni, magari metà vita su campioni come l'Ezreal. Chi meglio di una Blank può cercare di seguire quegli spostamenti arcani? Assolutamente, su quelle iniziative che si erano presi in early, i Rogue e i Misfits hanno fatto festa. Hanno dovuto sacrificare il loro Aphelios sull'altare, ma come ho detto prima è una di 4 possibili win condition per questa composizione. C'è un Gnar totalmente unchained sulla sideline che sta lasciando a Renekton soltanto le briciole. C'è un Viego che Thunder Spike ora farà il bello cattivo tempo. Vediamo. Attenzione però, stordimento su Jackthrall. Quest'ultimo avrà raggiunto facilmente dei danni di Sivivak. Raccogliere molto bene, veglionare come sempre su Gravitum a 4 addirittura. Un vero peccato che purtroppo aggressivo fosse a 0
barre di rabbia, non ci fossero i presupposti per andare su quel team fight, ma 4 sotto root di Gravitum sarebbe stato davvero un team fight spettacolare, se pensi anche a solo l'inserimento di un Gnar con Stomp di R, mamma mia. Sì, decisamente incauto qua Jack Troll, va troppo avanti a dare manforte a Zlatan, forse i due si sono un pochino legittimati l'overestensione a vicenda, no? Stanno andando veramente molto aggressivi a ottenere visione su quel bush accanto al campo della Mabecchi. Dovevano probabilmente accontentarsi di quella linea di visione uno step prima, alle spalle della tana del red buff. Comunque sia, un piccolo errore ci può stare, vanno a overestendere, vanno comunque a consolidare questo loro secondo obiettivo. Si tratta di un secondo herald per loro, molto importante, perché guarda la pressione strutturale che hanno già ottenuto. Sono solamente in piedi le torri interne, mentre ne hanno dovuta concedere una sola esterna in botlane. Con questo messaggero vai probabilmente a prenderti o una sideline consegnando un sacco di gold. No, la piazzano midlane, ok, vogliono proprio rompere dal cuore la mappa per avere il miglior affaccio possibile su entrambi gli obiettivi. Qui con la testata sulla torre centrale vanno veramente a minacciare i rogue di costringerli agli inibitori, ad abbracciare gli inibitori e non uscire più da lì. No. Una situazione che si sta via via sempre più mettendo ormai in una posizione davvero tragica per questi Agorog. Ormai a livello se non altro di teamfight, a mio avviso, devono avere l'unica percezione di poter creare quel divario ancora una volta, sempre tramite un destino. Serve giocarlo e non è facile, perché se ti stanno schiacciando non è così scontato che tu riesca a trovare quel destino vincente. Esatto. Assolutamente, hai totalmente perso la presa sulla mappa con TF e abbiamo detto fino alla nausea che la composizione di Rogue doveva vincere sullo snowball della fase di corsia, trovandosi avanti, essendo la squadra che faceva le giocate di rottura, quelle che vai a prenderti sotto torre la botte nemica in dive, come hanno fatto soltanto una volta con successo, ma team che vuole avere successo con questa composizione deve farlo 2, 3, 4 volte, andarsi a prendere Gnar sotto torre, andarsi a prendere LeBlanc sotto torre, andare a ottenere subito immediatamente il drago e il messaggero dopo aver fatto questo pick off. E invece i Rogue sono costretti ad un terzo di mappa con 2/3 concessi ai Misfits. Questa è già una lose condition purtroppo per i Rogue, che si può vedere semplicemente portando lo sguardo sulla minimap. Ormai su quel quasi 20° minuto, doppio drago, tra l'altro anima del fuoco infernale, quale modo migliore per poter enfatizzare quei famosi danni da virgolette poke che Sertus potrà inserire nella comp avversaria. Dall'altro canto, stessa cosa ovviamente, ne andranno a avvantaggiare ovviamente le carte gialle, le carte rosse di Kress, i continui colpi mistici di Lucar. Devi però arrivarci, e non è facile, la contesa dei draghi non è un aspetto semplice, anche in situazioni per l'appunto di dominio come quello dei Misfits possono giocare molto bene su quella frattura glaciale e sui diversi controlli che possono mettere a segno. Adesso possono lavorare insieme i Misfits, possono davvero fare gruppo, ruotare attorno alla presenza di Gnar in sidelane, decidere di fare una 4+1, decidere di forzare un assedio con le ulti appena scocca la mega form per Gnar. È veramente difficile, come puoi vedere nessuno dei possibili side laner dei Agorog può farci qualcosa riguardo alla presenza di LeBlanc o di Gnar in sideline. Devono stare lì e guardarli mangiare la torre senza poter davvero porre resistenza. Questo è, come dicevo prima, il primo passo verso la fine di questo game, il fatto che non abbiano contesa sulle sideline e di conseguenza non abbiano mai pressione, quindi anche se dovessero ottenere miracolosamente un obiettivo starebbero perdendo un sacco di andate sulla sideline, starebbero probabilmente perdendo letteralmente le strutture sulla sideline, e credo sia davvero l'inizio della fine per i Rogue. Non hanno la possibilità di rispondere salvo errore madornale sul teamfight dei Misfits. Gioca ora per il barone, ovviamente servirà un team fight o anche soltanto cercare di poter prendere. Per adesso l'ho detto, dominio Misfits su Iago e questo permette sicuramente di poter anche solo farli incedere magari cautamente verso un obiettivo come quello del barone, motivo per il quale Pirca si sta avvicinando per poter iniziare a mettere un minimo di visione o pulirne ovviamente quell'altrui. Partito il trenino dello split push di Gnar botside, pronto con il teleport ad andare topside. E chi lo chiaramente chi gli metti contro? Ci vuole probabilmente un terzetto di campione, ci vuole Karma, ci vuole Trundle, chi ci metta al soggiogare, e poi ci vuole il danno di Renekton, non lo so, è difficilissimo contenerlo, e questo lo sanno molto bene i Misfits, che appena vedono la posizione avanzata di aggressivo che sta per arrivare al cospetto della torre interna di Agorog, vanno verso il barone e non ci possono fare nulla. Ogni ondata non è contestabile.
un atteggiamento corretto quello che stanno avendo gli Agorog, assolutamente devono rispettare lo strapotere che aggressivo e Sertus hanno in questo momento, ma non si va da nessuna parte così. Bisogna davvero stare lì pazienti in attesa di un errore, mentre la gold lead per i Misfits si fa sempre più importante. Già. In ogni caso, 22 che è arrivato, appunto, e fa recall. E adesso di nuovo Renekton ha fatto recall, ma come vedi l'ondata è assolutamente in balia dei campioni dei Misfits. Nessuno dei rogue può farci nulla. Forse con la classica imboscata dalla disperazione, se si fanno trovare con uno sweeper up su un drago, visto che il quadrante bot è abbastanza al buio, ma atteggiamento che hanno è estremamente cauto, non hanno il dono dell'onniscienza come noi. Guarda i danni! Boom. Solo Bolo, baby! Sertus, questo è il potere di una LeBlanc, 245 minion farm. Sertus sta volando e continua a confermarsi un ottimo midlaner. Ci prova Cress, carta gialla ormai non più utilizzata, o meglio, utilizzata adesso solo su Jack Troll, troppo tempo. Era utilizzabile su Bullet, ma poi sarebbe ritrovato comunque senza possibilità di autopill. Simivac con un Dominus che a poco serve all'arrivare di un drago. Questo è il teamfight peggiore che tu possa realmente trovare, salvo che tu riesca a trovare qualcosa, tra l'altro. Ma hai veramente lanciato da troppe supreme. Clutch sidestep di Pirca sul laccio di LeBlanc. Poteva essere un 5 contro 3 costruito dai Misfits, che avrebbe significato probabilmente non solo drago, non solo barone, entrambi insieme. Ma adesso, subito sulla side. Adesso però si va sul drago, c'è un drago infernale. Guarda come stanno zonando bene i Misfits e gli Agorog stessi. Ordimento su un aggressivo ormai trasformato. Per Urux veramente a questo punto è un sottometti su quel Mega Gnar e a quel punto cercare di portare avanti i propri compagni con una Ema entrata, ma davvero difficile. In ogni caso riescono a reagire anche abbastanza bene, tutto sommato, gli Agorog. Si disperdono un po' i Misfits, ma d'altronde non hanno un vero bisogno di rimanere così tanto uniti. Dentro Simivac, suprema discelata per potersi riposizionare. Buono il pillar, arriva però lo stordimento e Jackdor non può fare altro che soccombere sotto il quintetto nemico. E ora si va di rush di drago, hanno sottovalutato pesantemente gli Agorog. Il drago viene comunque confermato da parte di Shlatan, seppur quest'ultimo dovrà cadere e cedere il passo ancora una volta ai danni degli Agorog stessi di Cress. Cosa vale per Vula? Shutdown sull'Urox. Molto clutch, e questo deve per forza spingere adesso gli Agorog su quel barone. Ma attenzione, perché 35 secondi a Vulet potrebbero bastare, idem per 20 per Shlatan. Questo deve essere un barone, devono confermarlo. Assolutamente sì, è indispensabile acquisire questo barone, ma quello che ha fatto Shlatan nelle ultime due occasioni sulla Dama del Drago, quegli smite così clutch a consegnare i draghi al suo team, è stato importantissimo per tenere la gara. Certo, adesso probabilmente perderanno barone, dubito possano davvero contestarlo in 3v5, devono guadagnare un sacco di tempo. Vediamo, provarci ci stanno provando, ma non lo vedo poi così possibile. Mega forte. Pirca poche HP, aggressivo alla Suprema disponibile, sta solo aspettando Jack Troll dentro il Sertus. Sertus, bellissimo, poi il doppio lock-up, la Suprema stessa da parte di aggressivo, gli ultimi danni, arriva il lock-up, ma l'Urox è pronto, ovviamente con il suo smite. Vidi fuga accessibili per Luker e l'Urox stessi, gli ultimi costretto a flashare l'altro spostamento arcano, confermato almeno su 3 il barone. Misfits retrocedono, amaro in bocca per un'occasione veramente sprecata. Hai però confermato il tuo terzo drago. Match point, soul point per quanto riguarda ovviamente la conta dei draghi, sempre più vicini all'anima stessa. Va benissimo così per i Misfits, va assolutamente bene così. Hanno perso il jungler per strada nell'ottenere il terzo drago per andare a soul point. Riescono comunque a ottenere due uccisioni, che renderà il bilancio della mano del barone degli Agorog decisamente meh, per usare una parola, un'onomatopea. Non è qualcosa che gli consentirà di acquisire immediatamente pressione strutturale, sono schiacciati in base, sono solamente in tre a ottenere la mano del barone. Guarda come prontamente ci sia l'ondata top scortata avanti, la mid lane presidiata da Vula e da Botren con il solito aggressivo che non si schioda da lì. Credo faranno ben poco con questo barone. Certo, gold ne faranno, ma non si avvicinano per questa la propria win condition, perché comunque il team dei Misfits è quello più temibile late game dei due. Situazione davvero davvero ostica, più che ostica particolare per entrambi, perché comunque abbiamo appena visto quello che gli Agorog riescono a intavolare quando ci sono i giusti presupposti. A mio avviso sulla diatriba del drago i Misfits hanno preso pesantemente sotto gamba gli Agorog e il loro potenziale comunque di teamfight, che ricordiamo più o meno si sviluppava, non ovviamente a questi 26-30 minuti, ma poco ci mancava, raggiunte comunque quelle 2-3 oggetti massimo con Power Spike. Tanta carne al fuoco però, guarda gli inventari, iniziamo a avere veramente una LeBlanc temibile. Verdant Barrier, componente per la Voidstaff, due oggetti,
Stanale Blanche prende shop a qualsiasi cosa gli capita. L'ho già fatto. Non c'è tankiness dall'altra l'ha parte. Fatto sull'Urox. C'è un TF giustamente con la sua build da Everfrost RFC, la sua Zonia, tutto quello che deve avere. C'è un Ezreal sul terzo oggetto. Questo può essere il capitano della rimonta per i Rogue. Sono tanti danni che può dispensare dalla gittata. Lui e Karma possono rendere molto complesso l'avvicinamento all'obiettivo per i Misfits. Detto questo, buona fortuna a lavorare contro gli inserimenti, la gittata incredibile di LeBlanc, dal sentiero della mietitura di Viego, la possibilità per Wallop dentro, schianto a muro di Gnar. Non è facilissimo, sono comunque due campioni estremamente squishy, Ezreal e Karma, e devono essere attentissimi nel momento in cui stanno portando del poke a rispondere all'ingaggio avversario con il riposizionamento di Karma, con il blink di Ezreal. Non è facile, non è affatto facile. Diciamo che quella che doveva essere la giocata da manuale per l'early mid game della composizione dei Rogue non c'è stata, grazie anche alla grande lucidità e alle rotazioni puntuali dei Misfits. Adesso bisogna lavorare con quello che si ha, e sia un TF messo bene, sia un Ezreal messo molto bene, c'è un Renekton che pian piano ha rosicchiato terreno su Gnar, che può rappresentare una buonissima frontline assieme a Trundle. Un fight che ha visto il povero Jacket Roll ancora una volta ovviamente esposto, forse anche fin troppo in una scoperta, punito immediatamente dai diversi controlli più i danni a raccogliere ancora una volta, capitano, diciamo, di Agoro improvvisato. Uccisioni che fanno comodo, è vero, ma non sbloccano del tutto la situazione né a favore di un team né a favore di un altro. Ormai il vantaggio è praticamente esiguo, si parla di... non detto, siamo veramente pari adesso. Erano neanche 200-300 unità, ora pari, ora ancora una volta Misfits in vantaggio, ma sono veramente quelle poche azioni che regalano neanche 100 gol a differenziarli. Se non altro adesso inizia a farsi sempre più profondo il solco tra le sideline, perché TF non è un campione che può reggere né Gnar né LeBlanc, come dicevamo prima. LeBlanc e Gnar invece possono giocare molto aggressivi, fare incetta di CS, di esperienza, di gol di conseguenza. Mentre sono un po' costretti a giocare sempre gruppati gli Agorog, guarda, sulla minaccia del teleport, come devono tutti e cinque subito grupparsi. Per forza. Potrebbe scoppiare una fight per il drago. Tra l'altro non puoi sprecare... Allora, da un lato i Misfits non possono ovviamente cedere come prima tante uccisioni quante per un semplice drago, perché ok, prendi il drago ma poi è capace che perdi la partita ed un barone, non è quello che vuoi. Però manca ancora un minuto e 40 al barone. Questo è un gioco, è una danza pericolosa per entrambi i team. Più tempo passa e peggio sarà, perché poi a quel punto un team fight inevitabile potrebbe voler dire barone e forse anche game. Aggressivo per fuori dal range del poke. Si mi va che aggressivo, continua il confronto tra loro due. Aggressivo, è palese che voglia saltare in faccia ai nemici. Cosa non facile. Alza la saracinesca, buono. Il controllo che viene messo con Veglia Lunare adesso utilizzata da Forti Bullet. Un bel po' di danni sull'Urox, questo è molto importante. Aggressivo, si vive anche l'inserimento. Superma disponibile per Shlatan, trova comunque l'uccisione. Arriva la seconda, confermata con Drago. Double kill per Shlatan più Drago e si comincia adesso il regno del terrore con la triple kill del re in rovina Viego per Shlatan. Lager adesso in inseguimento. Disagio. Tutto il game Shlatan. Irk e Quel'Ezreal. Certo gioca bene con la sua copia, alla fine sta facendo perdere davvero tantissimo tempo, mentre guarda la squadra dei Misfits come sta tirando dritto sulle olè. Torri, sui inibitori, ovviamente poi opla, olè, il numero di magia arriva e qui Lager è in difficoltà. Ezreal deve cercare di fare la magia e non ci sono magie che tengono, signori, sembra che siamo ormai alla fine, confermata con quella che è una carneficina a tutti gli effetti. I Misfits volano verso la loro prima vittoria, giusto per aprire le danze in questo group stage dell'European Masters. Altri confronti, altri fight, addirittura l'Urox soccombe sotto i colpi di aggressivo e il Nexus che esplode. Molto bravi Misfits, molto bravi a giocare attorno al fatto di aver avuto una botlane messa in difficoltà dalle rotazioni tra le TF. Hanno addormentato benissimo il gioco, come devi fare contro questa composizione. È un attimo che ti scalino in faccia fuori controllo, che ti snowballino in faccia fuori controllo, e quell'effetto valanga con Renekton e TF nelle sideline, con il terzetto Karma e Ezreal e Trundle nel mid, possa prenderti la mappa di dosso, toglierti tutto quello che puoi prendere dalla mappa. Ma sono stati bravi loro ad alzare la guardia, ad avere spesso e volentieri Shlatan affacciarsi alla tana del drago, dare manforte assieme alle Blanc. Grandioso game di LeBlanc, veramente 290 CS,
Fuori di testa Sertus, fuori di testa. Il danno che ha fatto anche adesso era veramente punti stile andare a inseguire Karma e Zilal per impedire il loro recall. Quello che ha fatto per tutto il game è stato tenere i CS elevatissimi e rassicurare Bullet e Jektro del fatto che se anche la botlane si stesse mettendo parecchio male ci potevano pensare poi lui e Zlatan a tenere in piedi la partita. E così è stato. Il quadrante aggressivo Sertus e Zlatan ha vinto il game 3v5 praticamente. Colpevoli gli Agorog di non aver affondato il colpo anche altrove oltre che sulla botlane. Bisognava dare qualcosina in più a Sinvivac, bisognava dare qualcosina di più anche alla giungla stessa, perché Trundle comunque è rimasto veramente a digiuno pur di dare qualcosa alle corsie e non ha potuto praticamente poi fare nulla per tenere in check Viego o LeBlanc. Che dire, hanno giocato benissimo i Misfits, sapevano qual era il punto di debolezza della comp, sapevano quale poteva essere il loro punto di, il loro trampolino di lancio, quel binomio delle solo lane più la giungla. E così è stato. Zlatan è il mio personalissimo MVP, super clutch con tutti gli smite. Nulla da dire, questo ovviamente è il post-game breakdown dove vediamo per l'appunto la differenza di gold praticamente sempre a vantaggio dei Misfits Premier, con dei danni che ovviamente, per carità, sicuramente fanno piacere vedere i danni di Ezreal, ma lo conosciamo ovviamente essere fin dai primi minuti una spina nel fianco che può carburare quei danni fino veramente dal primo minuto a forza di colpi mistici. Ciononostante, qualche piccolo tremolio, ma a mio avviso i Misfits hanno sempre tenuto bene la partita in loro controllo. Ribadisco, quell'unico fight che è stato un po' traballante, il vero tremolio è arrivato semplicemente perché a mio avviso hanno preso sotto gamba per un attimo gli Agorog, che hanno mostrato comunque quali erano le loro potenzialità e le loro win condition. Ciononostante è arrivato comunque forse troppo tardi o forse non è bastato, perché alla fine comunque il game è tornato nel loro controllo nel giro di pochissimi minuti, confermato poi da torri, uccisioni e poi ovviamente per finire quell'ultimo teamfight sull'anima del drago stessa. È stato il classico game dove comunque i Rogue si sono attribuiti una comp non facile da pilotare, che richiedeva loro un'altissima intensità, un altissimo ritmo per assicurarsi che Renekton vincesse la top lane, per assicurarsi che TF uscisse almeno indisturbato dalla fase di corsia e per tenere il più possibile sotto pressione Braum e Aphelios sotto torre, in modo da prendere i draghi free e tracciare un solco di CS tra Ezreal e Aphelios. Purtroppo non sono stati all'altezza di questo compito così complesso, sono riusciti praticamente in un terzo del loro compito, cioè facciamo anche un terzo e qualcosina in più, perché TF effettivamente ha giocato il suo game indisturbato grazie anche alla presenza di Trundle molto aderente a mid e bot. Bot è stata messa in difficoltà, il problema è che è bastata un'incursione di Zlatan e di Sertus per cambiare totalmente il moto della partita. Sertus era gigantesco, Zlatan pur non essendo così fiddato è riuscito a fare quello che voleva prendendosi una schermaglia da uccisione First Blood. Vero. E il resto è storia, sono riusciti praticamente in tre a fare la partita anche per una botlane che era stata messa pesantemente in difficoltà. Questo dimostra grande flessibilità, perché comunque quando giochi una Phelios da botlane è difficile lasciarlo andare, è difficile rassegnarti al fatto che non sarà la tua bocca da fuoco, però anche solo con quella veglia lunare da Gravitum avete visto come poteva mettersi a disposizione del team anche senza essere lui il principale carry e lasciare poi a Sertus, Zlatan e aggressivo il compito di fare pulizia, e sono stati all'altezza di farlo. Ciao. Questo comunque porta adesso i Misfits ad avere quel primo punticino in più nel loro group stage per l'appunto, sarà molto importante perché l'abbiamo detto, per quella che è la strength of schedule, per quella che è la classifica stessa, la schedule che poi andrà avanti nei vari giorni diventerà sempre più difficile riuscire a reggere.